Educazione alimentare nello sport. Torniamo ancora a parlare di alimentazione. Spessissimo diciamo quanto sia importante per mantenere il proprio stato di salute. Figuriamoci quanto lo è quando uno aumenta anche di un'attività sportiva, che poi sia agonistica o meno. Ne parliamo ovvio con un'esperta, biologa nutrizionista, che è venuta a trovarmi, la dottoressa Elena Imperia. Dottoressa, benvenuta. Salve, un saluto a voi tutti che ci state ascoltando. Salve a lei e grazie di aver accettato il nostro invito, dottoressa, proprio perché, sottolineiamo ancora, l'educazione alimentare è fondamentale per una vita che si mantenga in salute. Assolutamente sì, l'educazione alimentare va portata avanti sin da quando si è bambini. Corretto, perché prevenire è meglio che curare. Soprattutto da dentro la pancia della mamma. Ecco, quindi proprio un passo indietro a livello addirittura di gestazione, perché poi quelli sono i fondamenti con cui l'individuo che nascerà in un qualche modo strutturerà la sua abitudine alimentare. Detto bene. Allora, se questo appunto è vero nella vita quotidiana, nello sport quanto è vero? Troppo. Troppo, tanto. Bella risposta. Tanto, perché l'alimentazione nello sport è una linea guida che serve proprio allo sportivo, che sia amatoriale, che sia agonistico, a condurre buona l'attività sportiva, ad avere una buona prestazione, quindi un corretto abbinamento di carboidrati, proteine, grassi. Anche gli zuccheri sono fondamentali, ma molto più importante è quando devono essere assunti. Oh, questa è una bella osservazione, perché poi siamo un po' abituati, anche andando a spasso per il web generico, a non capire se gli zuccheri sì, gli zuccheri no, i grassi, quali grassi, insomma, le proteine, solo proteine. A volte diventa difficile, dipende sempre, cioè un po' un punto di vista. Ma nello sport già ogni persona è diversa, quindi ogni persona ha bisogno del suo piano alimentare. Nello sport, dove gli sport sono diversi, sicuramente ci saranno specifiche a seconda del tipo di sport e quindi del bisogno che l'atleta ha. Eh sì, anche soprattutto del tempo, quindi di assunzione. Esatto. Se si allena la mattina, il pomeriggio, la sera dopo lavoro, oppure la mattina prima di lavoro. Anche qui gli zuccheri, che sono sempre demonizzati, gli zuccheri semplici, ma in realtà no, perché sono fondamentali soprattutto dopo l'attività sportiva. Non prima, dopo. Dopo, quelli semplici dopo, appena entro 45 minuti dall'attività sportiva, sì, perché servono proprio al muscolo per ricostruirsi. Perché lo stress che il muscolo ha subito deve andare compensato. Perché una volta che noi mangiamo gli zuccheri aumenta la glicemia, quindi la quantità di zucchero nel sangue, e viene rilasciata insulina, un ormone anabolizzante, un anabolizzante naturale che aiuta proprio il muscolo a ripararsi. Quindi dopo l'attività sportiva noi rompiamo il muscolo, tra virgolette lo lesioniamo, e questo aiuta l'insulina a ricostruirlo. Con le proteine, perché devono essere anche queste integrate. Certo, e ci sono delle linee guida generali, per esempio di sport in sport, l'età cambia? Sì, cambia l'età, cambia il peso, cambia la quantità di massa magra e di massa muscolare che una persona ha, perché poi in base a quella va apportata il fabbisogno di proteine, quindi grammi che devono essere assunti. Sicuramente le diete iperproteiche sono un po' da evitare, però bisogna prenderle con le pinze. Adesso va di moda tutto proteico, anche l'acqua. È vero, è vero. Ma ecco, questa cosa del tutto proteico, perché poi uno che neanche magari è sportivo, però ci vediamo bombardati a livello marketing di tutto questo proteico, fino a che non, insomma, siamo indotti a pensare che sia buono e giusto. Ma è buono e giusto? A cosa serve tutto questo proteico? È secondo me una trovata di marketing per evitare, ecco, che perché adesso le persone associano proteico che fa dimagrire, proteico pochi carboidrati e quindi è qualcosa che mi fa bene, ma in realtà no, perché per esempio l'acqua con le proteine, poi se andiamo a leggere l'etichetta, sì, c'è l'acqua, ma come proteine c'è il collagene, che in quel caso sì, va bene alla pelle, però... Ma è una cosa che fa male, quindi da evitare, o è una cosa che non promette quello che... Siamo borderline. Sì, perché poi dipende dalle persone, perché poi in eccesso andiamo a sovraffaticare organi che... I reni, il fegato, sì. Quindi nella giusta quantità, la giusta grammatura,
si può fare, però bisogna evitare di strafare, come si dice. Sì. E qui diventa importantissimo quindi il consulto di un consulente che possa, in base a chi sono, in base allo sport che faccio ed altri parametri, andare a strutturare quello che è il mio piano alimentare perfetto. Sì. Ora, un piano alimentare, per esempio, sbagliato, a cosa può portare? Allora, può portare a sarcopenia, per esempio, io lo vedo molti pazienti. La sarcopenia è un po' la cugina dell'osteoporosi, quindi osteoporosi sembra perdita... una bruttissima cosa. Sì. Osteoporosi è la perdita di massa ossea. La sarcopenia di massa muscolare, che normalmente è qualcosa che viene a verificarsi superati 65 anni. Invece adesso una cattiva alimentazione, una malnutrizione può portare a una perdita di massa muscolare, quindi quella persona può avere una massa muscolare molto più bassa a discapito anche di quella grassa. Parliamo di un'alimentazione sbagliata, come in calorie, ma anche scorretta dal punto di vista delle giuste combinazioni. Cioè, quindi, dei fattori nutrizionali. Sì, dei fattori nutrizionali, magari anche saltare determinati pasti. Che poi è una cosa che tendiamo a fare anche quando anche il nutrizionista ci ha fatto il piano e poi noi decidiamo che quello lo salto. Esatto. Questo è un errore. In alcuni casi sì, perché se noi mettiamo determinate cose c'è un perché. C'è un perché, e questa mi sembra, diciamo, la conclusione giusta. Allora, che ci trovassimo di fronte a uno sportivo agonista o a uno sportivo amatoriale, perché poi sappiamo anche che gli infortuni anche dipendono dalla nostra buona o cattiva nutrizione, giusto? Allora, dato questo, che consiglio diamo ai nostri ascoltatori che sicuramente non hanno l'intenzione di andare incontro a infortuni o cose, insomma, fatte male, perché poi lo sport è anche una cosa bella che ti tiene di buono spirito, aumenta, no? Aumenta le endorfine. Esatto, quindi... ma al di là dell'agonismo è una cosa che ti fa bene allo spirito. Sicuramente idratarsi a sufficienza, 1,5-2 litri di acqua al giorno, soprattutto adesso che andiamo incontro all'estate. Una corretta integrazione sia per quanto riguarda vitamine e sali minerali, quindi sali minerali, calcio, fosforo, magnesio, potassio, anche per riequilibrare l'equilibrio elettrosalino. I giusti antiossidanti, quindi enzima Q10, che serve per evitare la produzione di radicali liberi che avviene durante quello lo sport. Quello lo sappiamo che sono terribili. Terribilissimi. E poi anche, ecco, collagene idrolizzato, che aiuta a ricostituire le articolazioni, quindi a fare in modo che siano più salde. Anche la vitamina C, che è la cugina del collagene, ecco, è importante come abbinamento. E poi il giusto equilibrio di carboidrati semplici, carboidrati complessi, proteine nobili, buone, di alto valore biologico e liquidi. Beh, diciamo che noi abbiamo questo vantaggione della dieta mediterranea, giochiamo in casa e quindi perché non seguirla? Sì. Bene, allora penso che sia tutto molto chiaro in termini di linee guida e di atteggiamento giusto da seguire, ma per ogni domanda aggiuntiva vi rimando a elenaimperia.96@libero.it, perché chiedere a un'esperta migliora anche i tempi con cui noi andiamo a vedere i risultati. Assolutamente. Altra cosa molto motivante. Sì. Allora, dottoressa, la ringrazio moltissimo, spero di poterla avere nuovamente ai miei microfoni per andare a affrontare qualche altro argomento, magari anche più nel dettaglio, perché poi tante cose che le ha detto vorrei farle mille domande. Va bene, a disposizione. Sono molto contenta. Salutiamo per adesso insieme i nostri ascoltatori. Arrivederci. Alla prossima puntata. Grazie.